creativi verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale, o meglio, i computer sostituiranno gli umani. La questione più ricorrente non solo in Italia, ma a livello internazionale è: l'uomo verrà sostituito dai computer? Ma una domanda che tutto sommato è assolutamente lecita. Ovviamente non esiste una risposta definitiva, perché la capacità di calcolo dei computer raddoppia ogni anno e mezzo, e quindi è molto probabile che prima o poi ciò accada. In Digilosofia ho cercato di spiegare più volte che non è la domanda giusta da porsi, perché l'evoluzione ci ha insegnato che l'uomo ha sempre trovato un modo per adattarsi al cambiamento, fin dall'invenzione della ruota o dell'aratro. In fondo, la scoperta del vapore serviva per prendere il posto dei muscoli, per fare viaggiare i telai più rapidamente, quindi poter produrre di più. Quindi accadrà, certo accadrà, ma non subito. La questione diventa più spinosa per chi si occupa di marketing, perché già oggi chi opera in questo settore dispone di tantissime opportunità per automatizzare molte delle operazioni, ma non solo. Esistono tante applicazioni che svolgono dei compiti in maniera completamente automatica e sono in grado di scrivere post o inviare email perfettamente personalizzate. I creativi, coloro che una volta avremmo chiamato semplicemente come copy, sono davvero in pericolo oggi? Una macchina sarà in grado di sostituire le persone scrivendo un testo anche magari evoluto? Beh, la mia risposta anche in questo caso è semplice. Quando un'intelligenza artificiale sarà capace di creare correlazioni complesse, forse sì. Per ora siamo molto lontani. Per esempio, difficilmente un'intelligenza artificiale può possedere il senso dell'umorismo o il sarcasmo o comprendere le emozioni oppure riuscire ad emozionare. La creatività di un messaggio non è da confondere con la strategia di una campagna. In fondo, la creazione di messaggi automatici su di un canovaccio preciso è una realtà piuttosto diffusa, a costi veramente irrisori, non da oggi, dagli inizi degli anni 2000. Una macchina può offrire rapidamente le varie opzioni, ce ne sono tanti di software che funzionano così, e chi ha giocato qualche volta a Razzle, ma è caduto quasi in disuso, lo sa. Ma non ha la fantasia e la capacità di ragionamento, di correlazione degli esseri umani. E peraltro, tra gli organismi viventi, solo la specie umana ha coltivato e arricchito questa caratteristica. Insomma, la tecnologia fa passi da gigante. L'intelligenza artificiale e il machine learning sono validi strumenti per vedere nei dati quello che noi fatichiamo a trovare. Ma per il momento noi umani siamo di gran lunga superiori e ci evolveremo ancora.